Siamo veramente contenti perché un pochino inaspettato questo risultato fino ad oggi, però è veramente cercato con un'intensità, con dei ragazzi che veramente non smetterò mai di elogiare, perché possono anche sbagliare un gol, possono sbagliare un passaggio, possono sbagliare qualunque cosa, ma escono dal campo che non ne hanno più. E dunque questo è quello che io avevo promesso e che ho mantenuto. Poi sul resto sono abbastanza convinto che il girone di ritorno, avendo quasi tutte le grandi in casa e le medie fuori, secondo me faremo qualche punto di più, meno in casa, e qualche punto di più in trasferta. È una previsione che non ho mai fatto, ma mi viene spontanea, perché nel calcio sono sempre dell'avviso che si gioca in due. Ho sentito dire l'Andria oggi meno bene di altre volte. Sono sincero, oggi il Cosenza ha fatto una grande partita e dunque probabilmente c'è anche questo, c'è solo una squadra, ci sono anche gli avversari. Il concetto di difesa, io mi ricordo l'anno scorso venivano dette le stesse cose, e poi c'è stato un momento dove dei quattro titolari ce n'era nemmeno uno, tutti gli altri c'erano, in Coppa, in campionato, era uguale. Io sono sempre convinto che la difesa prende pochi gol se una squadra sta bene in campo, e prende tanti gol non perché è scarsa la difesa, ma perché non copre bene gli spazi. È normale che questa squadra, con dei ragazzi che magari qualcuno può avere anche un limite a fare un passaggio illuminante, ma nessuno di questi ragazzi tira indietro la gamba oppure non fa una cosa che serve per la squadra. Se dovessi parlare di rammarico dopo nel 2015, onestamente, che è, se non mi sbaglio, dopo Catanzaro c'è stato una molla che ai ragazzi è scattata, con la regina in casa mi ha fatto una partita straordinaria, 2-0, e da lì è partito secondo me il Cosenza, che ha una media veramente altissima nel 2015, dunque poi c'è stata la Coppa Italia, veramente un 2015 che non, neanche nel sogno più bello potevo aspettarmi, però come sapete non siamo neanche a metà e probabilmente non abbiamo fatto niente, perché a questo punto tutti pensano che sia una squadra playoff, perché come ha detto Vittorio i numeri parlano abbastanza chiaro. Ora non possiamo dire che puntiamo ai playoff, perché sappiamo le stesse squadre, dunque il campionato è difficile. Come ho già detto, avremo un ritorno molto pericoloso, perché con le grandi in casa non le vinci sicuramente come abbiamo fatto con altre, perché l'episodio come è venuto oggi, alcuni giocatori di grandi squadre fanno gol, dunque noi dobbiamo soltanto migliorare. Ma quello che oggi mi fa più felice è il fatto di che non avevamo mai avuto né in casa né fuori una gestione della palla con una personalità che non avevo ancora visto. Dunque questo secondo me è un bel viatico per il futuro.